Alla festa regionale dell'Unità a San Tommaso in provincia di Pistoia è stato il turno di salire sul palco al segretario nazionale DEM Enrico Letta. L'occasione era la presentazione del suo nuovo libro, ma ovviamente gli argomenti nell'attualità di queste ultime ore, di questi ultimi giorni, sono stati tanti, dalla riforma della giustizia al Green Pass, alla situazione vaccinale, insomma si è parlato di tutto. Ascoltiamo adesso le voci qui da San Tommaso. Un po' di opposizione, questa è la mia tesi, fa sempre bene, perché l'opposizione ti rigenera, ti obbliga a ripensare e ti obbliga a mettere in campo nuove idee. Quindi io sono convinto che dopo questo periodo di opposizione a Pistoia, così come a Pisa, così come a Siena, noi saremo in grado di mettere in campo nuove idee, volti nuovi, essere in grado di cambiare e riportare in una logica democratica di centrosinistra e legando tutto questo al lavoro che stiamo facendo a livello regionale. Sul Green Pass sono convinto che il governo farà la scelta giusta. Il Green Pass è importante per avere libertà di attività economiche. La libertà di attività economica ha bisogno di regole certe, quindi l'importante è che siano regole stabili e facilmente comprensibili. Dunque queste le parole del segretario democratico Enrico Letta. Nella circostanza abbiamo anche avvicinato ai nostri microfoni il presidente del Consiglio regionale Mazzeo e il presidente della Regione Toscana Eugenio Gianni. Che messaggio politicamente parlando può essere lanciato qui dalla festa regionale dell'Unità? Ma indubbiamente di un partito democratico vivo, che onestamente è l'unico forse fra i partiti che riesce ancora a esercitare una funzione di presenza nella società, fra la gente. Due grandi obiettivi, la tutela della salute dei cittadini e l'ossessione per il lavoro. Io credo che il mio partito debba fare tutte le battaglie che servono per tutelare i posti di lavoro e per cercare di costruirne di nuovi.